Amo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi. Su noi. Vieni su noi. Vieni, vieni Spirito, vieni Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Questa è la creatura che la provvidenza, aiutata da voi, ha creato. Ve la presento. Ammiratela e benedite insieme a me il Signore e il Dio. Con queste parole, esattamente in questo luogo, la mattina del 5 maggio 1956, Padre Pio inaugurava la missione di Casa Sollievo della Sofferenza, che sin dai suoi primi passi raccordava i progetti del Signore con la disponibilità, il sacrificio, il genio e le preghiere di migliaia di persone sparse nel mondo intero. Divenga la città ospedaliera tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche e insieme ordine ascetico di francescanesimo militante. Luogo di preghiera e di scienza, dove il genere umano si ritrovi in Cristo crocifisso come un solo gregge con un solo pastore. Questo auspicio può considerarsi la carta magna di questa avventura, la soddisfazione di quanto già realizzato, ma anche la direzione verso la quale, con la benedizione del Signore, si dovrà camminare. Dal Vangelo di Matteo. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: «Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente». Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò». Ma il centurione riprese: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito». Dagli scritti di Padre Pio. Io, in incessante preghiera di servo inutile del Signore nostro Gesù Cristo, voi, col desiderio di stringere al cuore tutta l'umanità sofferente, per presentarla con me alla misericordia del Padre Celeste, voi, con l'azione illuminata dalla grazia, con la liberalità, con la perseveranza nel bene, con la rettitudine di intenzione. Avanti in umiltà di spirito e col cuore in alto. Il Signore benedica chi ha lavorato e chi lavora e chi lavorerà per questa casa e rinumeri a mille e mille doppi in questa vita tutti voi e le vostre famiglie e con la gioia eterna nell'altra. Vogliano la Santissima Vergine delle Grazie e il Serafico Padre San Francesco dal cielo
ed il vicario di Cristo, il sommo pontefice in terra, intercedere perché siamo esauditi i nostri voti. Ecco, pace e bene a tutti voi, fratelli e sorelle. Non poteva mancare una delle sere di preparazione alla festa di San Pio, questa novena particolare che stiamo vivendo, ecco, una sosta davanti a casa Sollievo della Sofferenza. Un giorno particolare, quello che viviamo oggi, perché è anche il ricordo di un altro santo francescano, il santo chiamato il santo dei voli, San Giuseppe da Copertino. E in questo giorno, ecco, c'è stata proposta questa riflessione del pensiero e di ciò che passava nel cuore e nella mente di Padre Pio, quando, dicevamo, proprio in questo luogo lui ha mostrato non soltanto alle persone che erano qui davanti, ma direi a tutta l'umanità, quest'opera che lui ha sognato per tanto tempo. E pensavo quante volte dalla finestra del convento lui guardava verso questo luogo, e senz'altro l'ha vista fin dall'inizio, dalle fondamenta, l'ha vista crescere. E perciò, proprio perché durante tutto quel tempo lui ha invocato con insistenza la bontà e la provvidenza di Dio, può dire, ecco, questa è la creatura della provvidenza. Quanti sogni, direi quanti voli ha fatto il cuore di Padre Pio verso il Signore, ma anche verso un'altra direzione, verso i poveri, verso gli ammalati, che avrebbero usufruito di questo luogo per essere sollevati dalla loro sofferenza. E questa sera ci ritroviamo qui. Vogliamo volgere anche noi il nostro sguardo e il nostro cuore verso l'alto. Guardiamo, di fronte a noi c'è la luna che ho visto ogni tanto viene coperto dalle nuvole, però la nuvola, ecco, è qualche cosa di passeggero. Il sole, la luna restano nel firmamento perché sono dono di Dio per illuminare. E così anche queste creature che nascono e crescono dal cuore generoso dei santi, questa creatura nata e cresciuta dal cuore di Padre Pio, e ancora oggi vogliamo essere certi che è accompagnata dalla sua benedizione, dalla sua protezione, ed è unita a tutta l'umanità sofferente, che ancora oggi è sollevata, sì, in pochissima parte qui, in questo luogo, ma nell'intera umanità penso che ci sono, grazie a Dio, tante anime buone che si chinano sulle persone che soffrono, con quel desiderio di sollevarle un poco, di consolarle, di portare loro un momento di serenità, un momento di pace. Ecco, credo, ricordando l'esperienza di Padre Pio, ricordando anche l'esperienza di anche tanti altri santi, pensiamo a San Giuseppe da Copertino, che ha vissuto il suo periodo, il suo cammino terreno, con tanti doni da parte di Dio e con tante limitazioni da parte degli uomini. Eppure oggi ancora questo santo è invocato in momenti particolari, soprattutto dai giovani, no? Sappiamo che egli è invocato per gli studi, lui che era un po'
aveva un po' di difficoltà nello studio, ma oggi protegge e custodisce. E così Padre Pio, quanta sofferenza ha avuto nella sua vita e continua oggi a sollevare, a alleviare le sofferenze in questo luogo, dicevo, e altrove nell'umanità. E allora ecco che cosa noi possiamo fare. Io credo prima di tutto anche noi avere il coraggio di sognare. I giovani devono sognare, devono avere questi sguardi o questi orizzonti infiniti, sconfinati, e lo auguriamo a loro. Ma anche queste care sorelle, anche se sono, se avanzano nell'età, ecco, nonostante questo il cuore può spaziare, come tante volte hanno fatto nella loro vita, proprio perché hanno donato la loro vita al Signore. Noi auguriamo loro, ecco, ancora di essere consolatrici di questo luogo, ma anche auguro a tutti quanti noi che possiamo fare la nostra parte per sollevare noi il nostro cuore verso Dio e per aiutare i fratelli ad essere sollevati, alleviare le sofferenze degli altri. Io credo questo sia il desiderio di Padre Pio, lo vogliamo accogliere, lo vogliamo custodire e lo vogliamo mettere in pratica. Ecco, salutiamo tutti voi con un saluto particolare anche da questo luogo, e che Padre Pio possa arrivare anche nelle vostre case ed essere accanto a voi in tutti i momenti della vostra giornata. E penso, visto che siamo nella sera, nella notte, soprattutto per gli ammalati, essere consolazione e sollievo nelle notti che a volte diventano pesanti e lunghe. Fratelli e sorelle, nell'esultanza della memoria di San Giuseppe da Copertino siamo riconoscenti al Signore, che sempre ascolta la voce di quanti confidano in Lui. Con questa certezza eleviamo la nostra comune preghiera ripetendo insieme: sollevaci, Signore, con il Tuo amore. Per la Chiesa, che in questi tempi è chiamata a prestare il suo servizio di misericordia all'umanità nelle vesti di un ospedale da campo, secondo la felice espressione di Papa Francesco. Ci conceda il Signore di spenderci con tutte le nostre forze per fasciare le piaghe dei fratelli con amore e pazienza, piuttosto che giudicare e rimanere scandalizzati delle debolezze altrui. Preghiamo. Sollevaci, Signore, con il Tuo amore. Per i gruppi di preghiera di Padre Pio, sparsi nel mondo intero, che sostengono questo progetto di carità con l'offerta della loro preghiera e il frutto dei loro sacrifici, il Signore possa ricompensarli con le sue benedizioni. Preghiamo. Sollevaci, Signore, con il Tuo amore. Per gli amministratori, i frati cappellani, le suore, i medici, gli infermieri e tutte le unità operative che assieme agli ammalati abitano in questa casa, possano corrispondere al desiderio del suo fondatore, che la pensò come casa di cura e di preghiera. Preghiamo. Sollevaci, Signore, con il Tuo amore. Per tutti coloro che hanno effuso il loro ultimo respiro in questo luogo, fra questi il compianto arcivescovo Monsignor Michele Castoro. Il Signore li custodisca nella sua casa in compagnia di Maria Santissima e il suo servo fedele, Padre Pio da Pietrelcina. Preghiamo. Sollevaci, Signore, con il Tuo amore. Insieme rivolgiamo al Signore la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore Gesù, Tu sei l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Tu sei il Signore risorto. Sostieni la nostra debolezza e donaci i frutti della Tua redenzione. Tu che vivi e regni col Padre e lo Spirito Santo, Dio, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Vergine Santa, San Giuseppe da Copertino, San Pio, il Signore vi custodisca, vi protegga e sollevi i vostri cuori verso l'amore del Padre, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Sulle spalle.